Maurizio batte Maurizio, e il Chelsea raggiunge per l'ottava volta la finale di Coppa di Lega dove sfiderà il grande City di Guardiola. Decisivi i calci di rigore per decretare l'altra finalista dopo un 2-1 che, con l'1-0 Spurs di Wembley siglato da Kane, ha lasciato tutto in parità dopo il 180 post-troppo di semifinale. Pronte via la partita racconta di un Chelsea arrembante, padrone assoluto del campo nel primo tempo, i dettami del Sarri poi tornano a scorrere alla perfezione tra i Blues, ancor più che Hazard abbandona la inconsulta, e fallimentare, posizione di falso 9 per ripartire largo a sinistra, con Giroud in travanti in attesa di Guardiola, presentatosi prima della partita in un inglese un po' sofficante buonasera, sono molto orgoglioso di essere qui, grazie e ci vediamo domenica. Dall'altra parte invece il Tottenham piange l'infermeria Kane, out che i meriti sono in Coppa d'Asia, e sfoga Llorente come attaccante. Pessima è però la prova degli uomini di Pochettino, asfaltati nel primo tempo dalla rete di Kanté e da Dagoetto di Hazard. Ma bravi a risorgere nel secondo proprio grazie a un colpo di testa dell'ex Juve che riesce laddove il francese Giroud fallisce. Far gol. Per il Chelsea altre occasioni dopo l'1-2 che ha riportato tutto in parità, in Coppa non esiste regola del gol in trasferta, ma nessuna rete per la finale, si decide così tutto dal dischetto, dove gli uomini di Sarri sono perfetti, 4 su 4 spiazzando da Zaniga in tre circostanze, mentre Dyer e Lucas Moura no, il primo spara alto, il secondo si fa ipnotizzare da Pepe, e Sarri sorride, mentre Guardiola, in panchina, esulta.